Buongiorno a tutti da Dubai, Alessandro di Dubai Asset Strategy. Siamo a novembre 2019 e mi sembra doveroso fare il punto sulla situazione del mercato immobiliare qui a Dubai. Cosa sta succedendo? Voi lo sapete che questo è l'unico canale reale di informazione riguardante il real estate a Dubai. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, supportatemi. Mi dicono dalla regia anche che sarebbe meglio che cliccate sulla campanella. Ecco, io non sono un youtuber o videomaker, quindi non ho poi una scaletta programmata nel fare i video e non ho delle date precise. Generalmente ne faccio 3-4 al mese. Però, ecco, se siete interessati all'argomento, in questo modo non ve li perdete. Allora, mercato immobiliare di Dubai. È confermato tutto quello che io avevo anticipato. C'è stato un crollo dei valori negli ultimi 3 anni, all'incirca un 30%. Cosa sta succedendo a Dubai? Beh, i prezzi qua erano enormemente gonfiati. Questo è il motivo principale per cui sono crollati. Perché erano gonfiati? Piccolo excursus storico: a fine 2013 Dubai si è aggiudicato l'Expo 2020. Dopo l'aggiudicazione dell'Expo, i prezzi sia degli affitti che degli immobili sono raddoppiati. Quindi l'effetto Expo c'è stato, ma è stato troppo anticipato rispetto all'evento che è nel 2020. Questo cosa ha portato? Ha portato ad una piccola bolla immobiliare. E ha portato anche al fatto che ha prosciugato le tasche della gran parte delle persone che vivevano qui, in quanto gli affitti erano carissimi. Quindi, ricapitolando, quali sono state le cause di tutto questo? Aggiudicazione dell'Expo e quindi bolla immobiliare. È vero sì che c'è qualche tensione geopolitica a livello internazionale, ma quelle ci sono sempre state. Si parla poi di oversupply, si sta dicendo che a Dubai si costruisce troppo, e questo è vero. È anche vero che progetti che sono stati diciamo, pensati e preparati per essere lanciati non possono poi essere stoppati in maniera così rapida da un giorno all'altro. Quindi è vero, sì, ci sono un po' troppe costruzioni e anche questo probabilmente ha influito sul calo dei prezzi. Io a questo punto alzo le antenne. Per quale motivo? Secondo me c'è da prestare la massima attenzione quando ci troviamo in una situazione dove tutti vogliono comprare e allo stesso modo dove tutti vogliono vendere. Secondo me in questo momento ci sono tantissime opportunità. Perché tutti vogliono vendere? Perché tantissimi hanno comprato nel 2015 con i prezzi al top, prezzi praticamente raddoppiati, come detto, e quindi stanno perdendo un sacco di soldi. E tantissimi di questi non hanno comprato per vivere qui o come investimento a lungo termine, ma hanno comprato a scopo speculativo. Tantissimi di questi hanno utilizzato la leva finanziaria. La leva finanziaria è uno strumento interessantissimo che può portare dei forti guadagni se le cose vanno bene, ma al contrario, se le cose vanno male, in un momento che il mercato ti viene contro, se sei a leva, perdi tutto. Ecco che noi abbiamo adesso tantissimi investitori che si trovano a dover pagare dei final installment per chiudere, diciamo, le operazioni immobiliari e non hanno i soldi per farlo, perché avevano comprato per rivendere. Ecco perché anche ci sono i prezzi che sono crollati. Quindi sì, un insieme di concause. Allora, sono costretto a intervenire per dare un po' di spiegazioni più esaustive perché vedo che molti dall'Italia, non conoscendo Dubai, raccontano le storie più assurde. Quindi Dubai è un posto che può essere raccontato solo da chi vive qui. Ora, come dicevo, io vedo un sacco di opportunità qui. Ricordiamoci che l'Expo è tra un anno e potrebbe anche riportare i prezzi all'insù. Ma io non voglio parlare di operazioni speculative, assolutamente. Secondo me quei
quei periodi storici a Dubai sono terminati. E a Dubai bisogna eventualmente acquistare per altri motivi. Quali sono? Beh, io l'ho scritto anche nel mio sito internet, quindi i rendimenti immobiliari non sono più quelli di una volta, ma sono comunque molto interessanti. Si può affittare poi short term rent tramite Airbnb, tramite un sacco di agenzie specializzate, la cosa è diventata molto diffusa ed ha degli yield più alti. Si può comprare un appartamento qui per avere una base fiscale, per avere una base per il proprio business, per il futuro anche dei vostri figli che magari potrebbero venire a lavorare qua negli anni a seguire, perché questa è una zona comunque in espansione, purtroppo non possiamo dire la stessa cosa dell'Italia, quindi i motivi sono vari, ovviamente per viverci. Io sostanzialmente, visto la situazione che c'è in giro per il mondo, che ovviamente in primis in Italia e in primis anche nelle banche italiane, ritengo Dubai un ottimo luogo per investire a mo', diciamo, di diversificazione del proprio patrimonio. Dunque, sappiamo bene che siamo in un periodo di tassi zero o tassi negativi, quindi è chiaro che chi ha un piccolo patrimonio, chi ha dei soldi, insomma, vorrebbe anche farli rendere un minimo. In banca lo sappiamo, a parte che è rischioso anche tenerli nelle banche italiane, però in banca sono in questo momento sono semplicemente dei costi. Comprare immobili in Italia credo proprio che la cosa sia sconsigliata. Tenerli sotto il materasso direi proprio di no. Tenerli in un caveau di una banca altrettanto non ha alcun senso, per cui bisogna pensare a dove metterli assolutamente. Tantissimi italiani stanno comprando all'estero, l'hanno sempre fatto, tanti stanno comprando a Dubai, tanti hanno comprato anche recentemente, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, purtroppo tantissimi mi chiamano dopo, ok? Quindi chi ha comprato 2-3 anni fa, soprattutto dai costruttori o i progetti che vengono regolarmente proposti in Italia, che io so quali sono, ciao ciao, avete perso sicuramente una bella opportunità e siete e sicuramente avete fatto dei pessimi affari. Purtroppo questo è quanto. A Dubai, più che in altri posti al mondo, conta il timing. Ecco perché quando tutti scappano e tutti vogliono vendere, è il momento di capire cosa si può fare. Un saluto, mi raccomando. Iscrivetevi, cliccate sulla campanella e fate quello che dovete fare.